ricordo con molta nostalgia, perché abbiamo frequentato il liceo assieme, poi anche i corsi universitari. Un carissimo ricordo di Vincenzo. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente... Un legame fortissimo di amicizia a livello personale mi lega a lui, oltre che per gli interessi personali che ci hanno sostenuto negli anni universitari. Parlavo del disagio che abbiamo vissuto assieme e poi comunque le nostre esperienze si sono divise sul piano professionale, ma ambedue abbiamo insegnato e quindi abbiamo parlato ai giovani. L'unica cosa che naturalmente mi porto dentro con molto dolore è questa sua fine che naturalmente ha sorpreso tutti quanti, nessuno andava a immaginare, perché io me lo ricordo con il sorriso sulle labbra e l'ultimo incontro che ho avuto con lui prima di apprendere la notizia della sua morte. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Vincenzo Carbone è stato innanzitutto un docente sui generis, cioè in che senso lui ha sempre preferito insegnare dialogando molto con gli alunni, a volte anche portandoli anche fuori dall'ambiente scolastico. Era un personaggio molto, molto spiritoso, allegro. Lui ha insegnato per molti anni, è stato a Milano ed ebbe la fortuna di avere come collega il cantautore Vecchioni. Lo ricordate, Vecchioni è stato un suo amico e quindi diciamo una mentalità più aperta che lui poi ha portato quando ha insegnato a Cerignola, specialmente negli ultimi anni nell'Istituto d'Arte di Cerignola. Quindi era un ambiente a lui congeniale, proprio era un artista, un poeta, forse un po' timido, ecco, tant'è che queste sue poesie sono state rinvenute dopo la sua morte, sono state rinvenute, catalogate, scelte proprio in un piccolo libretto dove c'era una nota, dice: se le ritenete degne di una pubblicazione vi autorizzo a farlo, altrimenti lasciatela dove sta. Un fatto che fu molto significativo, che gli insegnanti dell'Istituto d'Arte vollero commentare a loro modo e quindi diciamo artisticamente, disegnando e commentando quindi con disegni con queste poesie. Ne venne fuori una pubblicazione molto molto interessante, un animo molto sensibile, forse un po' troppo. E come disse un grande scrittore, chi è molto sensibile vive nella sofferenza, vive in maniera a volte anche sbagliata. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.